Pensate, benvenuti. Allora, Janet Cage, popolarissimo cameo per questa mossa. Ho visto che tanti già la usano come arma, che io di solito non sono, lo sapete perfettamente, non sono solito seguire la moda, ma la gente dice che è comoda da usare con arma. Io voglio usarla da tanto tempo. E non voglio abituarmi troppo a usare Mavado con Ermac, nel senso che Mavado è talmente perfetto per qualsiasi personaggio che appena trovo un personaggio con cui ho dei problemi ce lo fico dentro. Tipo Reptile Mavado. Vedo, sento cose su cose, finalmente potremo provare a usare Reptile a modo. Ce lo toglie. Proviamo a usare Giant con lui. E di solito è molto. Scusate, è luna di notte ovviamente. È molto popolare Janet per questa mossa che non riesco a usare ovviamente. Però facciamolo vedere così. Niente, non ce la faccio. Però sì, è questa. Questa qua che è un ambush, quindi può davvero essere tirata fuori quando vogliamo. Solo che esatto. Si può fare fino a 3 volte. Vedete? Ok. Utile, tranne per il fatto che io non ce la faccio. Cioè, mi sta diventando quasi più facile fare i cancel. L'ho detto, aspettate. Ok. Sì, però vorrei fare una cosa più utile. Mi voglio allenare perché sta roba in realtà è, cioè è più facile di quanto pensassi, per quanto è estremamente tricky. Capito? Cioè, ok. Mi è più facile quello di far colpire lei in mosse terribilmente semplici. E poi soprattutto vengo colpito anch'io e devo fare per forza questo, che comunque non fa combo. Non lo so, però la cosa che ovviamente è più bella di Janet è questo. Cioè, il fatto che cominci a picchiare un sacco. E soprattutto Janet può fare cose assurde tipo i calci, può sparare proiettili, non può fare. Ah, però quello che ho appena scoperto appunto quando ho cominciato a registrare era che lei, guardate in alto a sinistra, la barra del cameo si sta abbassando. Ora le faccio fare una spaccata. Si riempie di metà e si può fare fino a 3 volte. È bellissimo. E poi appunto, come vedete, possiamo muoverci entrambi. Se io paro si muove solo lei, se tengo premuto R1 mi muovo solo io. Quindi io posso decidere chi fa cosa quando. Ovviamente è estremamente complesso, però libertà al giocatore, no? E quindi è possibile fare i rimbalzi degli uppercut. È una cosa che voglio assolutamente provare a fare. Però posso già ritenermi soddisfatto perché è difficilissimo. Dentro di noi. Che cosa sto facendo? Ah, se ne va già, se viene colpito.
Ok. Mamma mia. Che cosa? Bellissimo. Perso. E invece no. Va bene. Serve una controfigura. Mi dimentico del launcher, porca miseria. Cosa sto facendo? Sono scemo, sapevo che avrei perso per il teletrasporto perché era unsafe e lui giocava molto safe. Peccato perché lui quando aveva paura di noi ce la stava cavando. Dobbiamo far pressione. Non so come. Take one, action! Devo fare più opere. Sì, vabbè. Vuoi spareste i proiettili già? Okay. Vabbè. Dai che lo fa. Niente. Stavo soltanto camminando in avanti. Pensavo stessi attaccando. Non è come volevo. Se faccio quel tasto è per... Oh, vabbè, moriamo come degli imbecilli. Lo sapevo.
Ennesima scena per te. Brutality! I win. Cosa abbiamo imparato da questa lezione? Che io mi sento incredibilmente insicuro con questo personaggio. A parte che sì, vabbè, ma vado, mi avrebbe salvato molto di più. Vabbè, è la prima volta che vado online con Janet, avendo provato il giusto. Però, Dio mio, io non mi sento sicuro della difesa che ha Ermac. Appunto, le poche volte che ho usato quell'Overhead, ok, però il launcher è troppo tecnico, l'Overhead è soltanto uno. Mi sento molto limitato nelle parate e nei contrattacchi. Questo è il punto. Devo avere più sangue freddo e correre più addosso all'avversario. Che poi le cose ce le ho, devo venirmi in mente. Ce la possiamo fare. Affronterai le nostre anime schierate. Sarà... Take one, action! Da quanto tempo non incontro il mio Jones online? Ok, ho capito che tipo di persona è. Sì, ragazzi. Speravi di rubarmi la scena? Salta, attacco. Campione d'incassi. Mai più una cosa unsafe, eh? Attenzione a Janet. Ok, no, cioè contro di lui. Forse ora si ricorderanno di me. Vinciamo malissimo. Johnny Cage wins. Datemi. Teletrasporto alto. Più cancel. Ci sono. Teletrasporto alto più cancel. È fatta, basta, abbiamo vinto. È che volevo capire qual era la migliore antiaerea anche. Anche il launcher pass sopra. Vediamo. Tanto lui salterà subito. Qua non sta giocando, quindi avete visto comunque. No, quasi, stavo per fare un combo figo. Abbiamo finito. Campione d'incassi.
Oddio. Ah, però quella è la Fatality 1, sì, giusto. Ok, Fatality di Janet e di cosa abbiamo visto. Ok. Vabbè, questo non è stato uno scontro e non vale. A 1-1 tocca ancora a noi, oh boy. No, dicevo che lui ha fatto il calcio in avanti per un attimo e il mio lancio era funzionato. Quindi, dato che lui si abbassa, effettivamente va sotto i colpi alti. Questa roba è potentissima. Questa roba cambia tutto. Oh boy. Vieni qua. Che rischio. Sì, ragazzi, avete appena assistito a tre uppercut in contemporanea. Oddio, l'ho fatta a caso. Oddio, bellissimo. Cosa? Oh mio Dio. Fatality. Ermac wins. Oh wow. Oh wow. Ho fatto una fatality facile. Per sbaglio ho usato. Ho sbloccato la seconda. Oh wow, ma era bellissima con l'effetto sonoro un po' più cupo e l'anima perfetto su Johnny Cage. Johnny Cage è una delle facce migliori per poter urlare di agonia, specialmente questo Johnny Cage. Wow, abbiamo preso l'anima di Indiana Jones, avete visto? La tua anima conosce il dolore. Molto perspicace, Ermac. Take one. Action! Ok. Se c'era qualcuno a cui potevo fare quella cosa di Janet, era questo avversario. Bravissimo. Vabbè.
non volevo, volevo fare. Volevo fare la bruca di te, ma la facciamo dopo. Facciamo dopo. Non fate applausi, non applaudite, non. Scusa sta brutality, adesso voglio vederla. L'altra l'avevamo vista tanto nello scorso video, quando abbiamo visto il Combat Cast. Molto buffa quella brutality, ma voglio vedere quella. Voglio vedere quella. Non hai un centesimo della nostra esperienza. Dovrò solo combattere con maggior foga. Richiamo sacerdotale. Non l'ho mai fatta quella. Ah, bellissimo, ti vedi a metà da qua. Bellissimo, ok. Ok. Parlo, ti prego. Grazie. Mamma mia. Speravo di non sprecare il fatto. Ma perché Janet? Okay. Quella non si fa per una brutality. Vedi, ce l'avevo, avevo fatto il punish con. Per. Potevo vincere, però ero lì che volevo fare la brutality. Ok, siamo pronti ragazzi. L'ho fatto. Ho tenuto premuto giù facendo quello. C'era scritto di tenere premuto giù. L'ho fatto. Non. Cos'è quella roba? Che immagine del manga. Va bene, e mi spiace che non abbiate visto la brutality. Io l'avevo fatto il tasto. Boh. Dio. Non credo di essere pronto.
interessante, però lui fa i colpi alti. Oh. E lì forse posso usare il ginocchio per schivarlo. No, non ci credo, me lo sentivo che stava arrivantando. Arrivantando? Arrivantando. Calcetto maledetto. Sapevo che arrivava. Interessante. Generalmente dovremmo sincronizzarci di più. Ok, concentriamoci. Non ci credo, però era un buon piano. Era un buon piano. Bella, ha vinto. Uff, che tappa. Teletrasporto. Ok. Non ci credo. Vabbè. Ok. Ho perso. E invece... Ah, ma... Che bello. Bello, mi è piaciuta questa partita. Mi è piaciuta. Sto cominciando a... Non dovrei più pensare veramente ai tasti, ma a pensare alle azioni che sto facendo. Non sapete che gradi di evoluzione di un personaggio sono 15. Prima lo impari, devi capire come funziona, cosa, che tasto fa cosa, e poi si arriva al momento in cui tu pensi punish e la mano va da sola. Sto cominciando a sentire quel formicolio lì. Oggi diciamo che è la prima volta che vado online con Nermac, quindi colpa di più con un cameo nuovo. Mi sto trovando bene. Ti prego non disconnetterti partita, se no la dà vinta all'avversario per qualche strana ragione. Ok. Devo spammare più volte presa per fare la sua contropresa. Ora smettiamo di fare le prese. Mm.
piscina, guarda il tavolo caduto nella piscina, è bellissimo. Quasi quasi, porca miseria. Piccola goduria. No. Lo sapevo io. Lo sapevo, ma non abbastanza. Che spreco mio. Dai, lo so quando le fa ste cose, non è che non le so. Dai. No. Salta. Su muso. E mo te la spasserai. Ah, che bella. Grazie Rick per la nostra prima vera vittoria. Questa posso dire che è stata la mia prima vittoria. Certo, lui non è che fosse la persona più wow, la persona più creativa di tutte, però è la nostra prima vera vittoria. Io andrò al menu principale per mettermi i costumi nuovi e poi continuiamo le partite. Sappi che i tuoi genitori ti augurano la pace. Presto me lo diranno da loro, Ermac. L'italiano. Comunque, mai visto sto costume di Mirina? E io sono bianco. Che figo bianco sono Altair. Sono Altair. Comunque sono contro Mirina, gente. Mi fa purissimo. Ho schivato il colpo alto così, abbassandomi. Mi piace quando leggo le persone. Eh sì. Accidenti. E va bene. Take two. Ermac wins.
Cattiveria. Bloccarla lì, stare in giro, saltarli dietro, uppercut, fine. Devo guardare a brutality. Mi sto trovando benino, devo dire. Mi sto trovando... E non ho fatto niente di folle per ora. Non vedo l'ora che poi. Abbiamo liberato Quan Chi per riuscire a sopravvivere. Avresti dovuto. Take one. Ora sto facendo tante di quelle gaffe, cioè. Pensate quando non le farò più. Quando uno non va a segno con una mossa, di solito la ripete subito dopo. È una cosa molto umana e prevedibile. Detto questo, l'ho fatto anch'io e mi ha fregato. Comunque ho un sacco in testa, non l'ho visto io. Fighissimo, si è arrabbiato. Pensavo volessi fare una combo o qualcosa. Oh, benissimo. Ecco perché comunque facciamo quei calcetti, cioè ci sono cascato di nuovo. Rompo un'armatura. Rompo un'armatura. Certo. È come Omni-Man. Devo rimanere a terra più a lungo, tutto qua. Devo rimanere a terra più a lungo e poi posso fregarla. Basta. Quando sarai in punto di morte, potrai unirti a noi. Preferirei passare l'eternità nella. Nella. Dove puoi passare l'eternità? Ok, è stato molto figo. Visto? Arriva una terra più lunga, la prego. Non ci credo. Ok, è sprecatissimo, ma ho vinto il round. Non mi freghi così. Peccato. Buon Halloween.
Avevo fatto tre volte giù. Avevo fatto tre volte giù per fare la brutality. Non vanno a segnare brutality. Che faccio? No, è davvero una bella brutality questa. Però. Ah, e sono anche salito di livello e lei è scesa. Upsi. Voglio continuare sta kill streak. Va bene. Next. Chi mi dice che non torna? Un'altra velina. Oh boy. Beh, le piace far quello. È stupida o sciocca? O cosa? Cioè, non è la pena giocare così, eh? Va bene, però non è divertente né per te né per me. Ok. A sfregio. A sfregio proprio. Ermac wins. mi fa morire quando si mette in posa sia il cameo che la. Fico. Che personaggio, perché il personaggio tipo tutto tetro, cupo, solo io il signore delle anime e Janet. Guarda la mia foto. Bellissimo. Non c'entrano niente. Quello con l'altro deve essere. La forza della magia di Quan Chi. È ciò che ci ha permesso di salvare Sindel. Sindel. Non Sindel. Ok. L'ho anticipata, è stato bellissimo. Su. Ogni volta che fa lettere trasporto lo faccio anch'io. Ovviamente ogni volta che la anticipo. Che cattiveria! Che cattiveria! E perché il mio è un proiettile? Ho detto magari no, proviamoci. Non credevo che avrebbe funzionato però.
Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? È stato bellissimo. Ok. Ok. Un round dovevano pure vincerlo gli altri, no? Caricati. Finisher! Ah, ma era... Potevo fare la brutality, ma tanto non ci sarei riuscito perché non ci riesco mai, perché non... Boh, non so, io direi che questo video finisce qua. Bye bye.